Del Camere è stato un poeta e un mistico, che però ha vissuto totalmente per gli altri, con i piedi ben piantati nelle periferie del dolore e nei sotterranei della storia. Radicato nella parola di Dio, Dom Helder ha cercato di tradurre nella realtà il sogno di un altro mondo possibile, basato sulla giustizia, sulla fraternità e sulla pace, e quello di una Chiesa aperta allo Spirito, povera e serva del Regno. Come ha scritto il Cardinale Carlo Maria Martini, riferendosi a Monsignor Oscar Romero, possiamo dire anche di Helder Camara che è stato un vescovo educato dal suo popolo. L'incontro con i poveri e gli oppressi lo ha condotto a diventare la loro voce e a scontrarsi con quel potere politico, economico e militare che in gioventù aveva frequentato e appoggiato. Helder Camara ha così sempre più distintamente sentito il grido di dolore del proprio popolo, oppresso nei diritti fondamentali di una feroce dittatura militare, e a questo popolo ha prestato la propria voce, indicandogli la strada della conversione e della non violenza. Divenne scomodo non solo per il potere politico ed economico del suo paese, ma anche per ampi settori della sua Chiesa, ma ebbe sempre il sostegno di Paolo VI, che lo considerava un profeta. La sua voce ben presto ha oltrepassato le frontiere del Brasile ed è stata udita e richiesta in tutto il mondo. Più volte fu candidato al Nobel per la pace. Dunque questo è il mio ultimo libro, Helder Camara, Il clamore dei poveri è la voce di Dio. Ha la prefazione di Monsignor Luigi Bettazzi, che ha conosciuto Helder Camara al Concilio, e poi ha due postfazioni ad opera di due vescovi bresciani, operanti in Brasile, in Amazzonia, Don Piero Conti, vescovo di Macapà, e Don Carlo Verzelletti, vescovo di Castanaro.